Signore e signori, un grande applauso a Petronzio! A Los Angeles, tu? A Troia. Perché mi avete mandato in quella scuola? Ma come, c'è Patti, la figlia di Luisa? Io capisco il marito, i figli, ma un po' di divertimento ogni tanto non è mica un reato, no? Io avrei dovuto licenziarla molto tempo fa. Non erano certi i più fighi sulla piazza. Papà e mamma si muovono sul serio e questa per me era una vera tragedia. Un applauso, mamma mia, meraviglioso, sono rimasto incantato, mi dicevano parla, un po' come Jim Carrey nel film Una settimana d'addio, una bellissimo. Statua di sale, meraviglioso. Allora, regista, sceneggiatore, autore in questo caso. Ecco, ma volevo sapere, c'è qualcosa che non sai fa? Beh, tante, in realtà tante. In cucina, non so presentare, in cucina. Per esempio, tu sei bravissimo. Grazie, no Fausto, però veramente, questo... Tu sei stato autore di sì, La famiglia... questo è un bellissimo film che infatti ringrazio Max La mia Nardari, famiglia Soqquadro. La mia famiglia Soqquadro. In realtà era un progetto partito già diversi anni fa con un cortometraggio. La potete trovare su Amazon Prime. Bello, bravo, davvero, diciamolo. Per chi lo volesse vedere. Ed è adatta a tutte le famiglie perché, non vi spoilerò tanto, ma è la storia di questo bambino che è l'unico ad avere ancora i genitori insieme. abbiamo parlato di attori, abbiamo parlato di film comunque divertente, una commedia. Però ti ha fatto anche dei... A parte, non so se chiamarli documentari, ma anche delle, diciamo, dei cortometraggi molto sì. importanti e molto attuali e utili alla società. Per esempio, tu hai fatto Vorrei essere Belen, una cosa che a me è rimasta molto, molto impressa, perché uno legge Vorrei essere Belen, pensa subito, si parli di un film comunque sì. sulla seduzione. E invece? No, guarda, in realtà il titolo è anche un po' una provocazione, ma nasce da una storia vera. Questo cortometraggio ci tengo tantissimo, l'ho girato, quindi l'ho scritto e diretto, questo è prodotto anche, nel 2016. È un cortometraggio che potete trovare intanto su YouTube, sul mio canale, abbiamo fatto questa scelta di divulgarlo e quindi di renderlo pubblico, su Fausto Petronzio, e parla di bullismo, di cyberbullismo e di omofobia. Ecco, volevo farti l'ultima domanda, perché il tempo stringe sì. come dice il limone, no? Ecco, tu hai partecipato a tanti premi e ne hai vinti tanti. Sì. Questo qui mi ha colpito in particolar modo, il Festival Accolade Global Film Competition. Detto sì, bene? Guarda, detto questo bene. È stato davvero con la vita in una scatola. E brevemente è la storia di questa ragazza, non vi dico tanto, è la storia di questa ragazza che ha un papà ricoverato nell'RSA. La storia parla appunto di questa impossibilità improvvisa di non poterlo vedere e alla fine il papà, per colpa del Covid, muore e lei riceve questa scatola all'interno della quale trova tra gli effetti personali anche questa lettera, non vi svelo altro. Un grande applauso a Fausto Petronzio.